ha un vantaggio di 64 centesimi, non è poco, è un vantaggio che potrà consentire a Manfred di vincere la sua prima gara di Coppa del Mondo, non lo so, vediamo, porta per porta, intanto lo vediamo partire tranquillo. Manfred in bocca al lupo, partito Manfred Mölge. Va bene, pulito. Sono qui con le dita incrociate. Le parole qui, ragazzi, tanto le immagini le vedete lo stesso, vivete con noi le nostre emozioni. Ha perso qualche cosa, ma è partito bene. Però si può vincere anche per un centesimo. Vediamo soprattutto qui, ha tagliato un pochino, ha rischiato lì in uscita, aveva poco spazio, ma le ha chiuse bene comunque le porte. Deve ancora avere due o tre decimi qua, un paio di decimi qui su Kostic che è stato straordinario sotto. Fermati orologio. Ma sì, 46, appropriato di un certo vantaggio. Vediamo questo cambio finale. Ah, tirati su, ha toccato un attimo con il corpo la neve. Sempre il sedere sulla neve. Pericolosa, ma lì è stato quasi graziato dal bordo della buca che l'ha tirato su. Forza, forza che e ce la può fare ancora. Vogliamo, ce la può ancora fare. Portiamo ce la comanda. Sì, sì. Manfred Mölge vince per la prima volta in Coppa del Mondo uno slalom, grande, grande Manfred Mölge. E questo è un premio per lui meritatissimo e per tutto lo sci italiano. Grande Manfred, è la terza vittoria quest'anno in Coppa del Mondo per i maschi dopo quella di Blardone e di Werner Hell, ma la gioia e l'entusiasmo di Manfred Mölge sono incommensurabili. Ma bravo, guarda, bravo. Ecco la caduta però lì c'era questo bordo, quindi lo sci piatto si è appoggiato, in un attimo si è ritrovato in piedi senza perdere niente praticamente, però freddo, ha continuato a sciare con grande concentrazione e sicurezza, non ha perso la calma, non ha perso la testa. Bella, applaude Ivica Kostic, lui la meritava più di tutti questa vittoria. Bene.